Ciao a tutti e benvenuti al corso Gestire un sito fatto con WordPress. In questa lezione vediamo come inserire un link su un'immagine. Un link può aprire l'immagine ingrandita, può aprire un'altra pagina dello stesso sito, può aprire un sito differente dal nostro, può aprire per esempio un PDF. Per aprire un PDF ci sarà un'altra lezione apposta, da un'immagine si apre un PDF. Quindi in questa lezione vedremo le prime tre cose. Andiamo subito a WordPress. Ho già eseguito il login a WordPress e navigando, come sapete, vi appare la barra nera in alto. Quando arriviamo sull'articolo che vogliamo modificare, andiamo a cliccare su Modifica articolo. Eccoci sull'articolo. Per prima cosa dobbiamo andare a scegliere il punto dove andare a inserire l'immagine. Per esempio, io la voglio inserire dopo questa riga. Qua, dove finisce con ottobre, quindi mi posiziono qui e vedo che il cursore lampeggia. So che andrò a inserire l'immagine in questo punto. Seconda cosa da fare è andare a prepararsi la cartellina con l'immagine in modo da trascinarla più velocemente. Io mi vado ad aprire la mia cartella e ho trovato l'immagine da inserire che è questa. Allora, vi faccio vedere una cosa. Questa immagine ha un nome file che non va bene per essere caricata su WordPress perché le parentesi e gli spazi nei nomi dei file non vanno bene. Allora, selezioniamo il file e lo andiamo a rinominare e, per esempio, mettiamo un nome che anche vada bene per il motore di ricerca, quindi Grignolino mappa mentale. È una mappa mentale che ci fa ricordare tutte le caratteristiche principali del Grignolino che è un'uva. Quindi, se l'apriamo, risulterà così. Io ho descritto anche già nel nome del file di cosa parla l'immagine. Questo per favorire sempre il posizionamento nei motori di ricerca del mio articolo anche attraverso i nomi delle immagini. Detto questo, cosa facciamo? Allora, abbiamo detto che ci posizioniamo qui, vediamo che il cursore lampeggia. E vi faccio caricare un'immagine volutamente di grandi dimensioni perché questa immagine ha 2370 pixel di larghezza per 1572 di altezza. In realtà non va bene caricare le immagini di queste dimensioni grandi, ma perché voglio farvi vedere cosa si può fare caricando un'immagine. Allora, andiamo qui e facciamo aggiungi media e andiamo nella scheda carica file. Dalla scheda carica file l'immagine è già preparata, la vado a trascinare così col mouse, la prendo, la trascino e lascio andare il mouse. Vedo che l'immagine si sta caricando, quando la barra verde ha finito di completarsi, la vedo sia sull'immagine stessa sia qui, compare la miniatura, mi dice che ha caricato questa immagine, le dimensioni dell'immagine stessa, mi si attiva qua sotto il bottone per inserire l'immagine nell'articolo. Allora, intanto mi dice dove è andato a posizionare l'immagine e mi dice fisicamente in quale cartella del mio sito l'è andata a mettere. Qui devo andare a inserire un testo alternativo che è importante sempre per i motori di ricerca perché il testo alternativo è quello che i sintetizzatori vocali leggono quando persone che non possono vedere il monitor, quindi persone cieche, devono sapere cosa c'è in quel punto lì del sito. Quindi la descrivo brevemente con tre parole. Questa è un'indicazione che per la validazione del sito e per l'usabilità del sito è indispensabile, perché se no sarebbe un errore di usabilità. Quindi vado a inserire come prima mappa mentale Vitigno Grignolino, per esempio. Non c'è bisogno di scrivere un tema, bastano 3-4 parole, l'importante è che descrivano puntualmente cosa c'è nell'immagine. Ora andiamo a vedere questi parametri qua. Allineamento, l'immagine può essere posizionata al centro, può essere posizionata a sinistra, a destra o nessuna. In questo caso andrà a prendere le indicazioni che sono presenti nel foglio di stile del mio tema. Quindi le indicazioni già di base che vengono date da altri codici che sono in altre posizioni del sito, non ce ne dobbiamo preoccupare se l'ha già impostata il nostro webmaster. Invece, nel nostro caso, se vogliamo forzare queste indicazioni, possiamo per esempio mettere centro, l'immagine verrà centrata in pagina. Vedete che qua c'è link a nessuna, nel senso che l'immagine viene posizionata, come abbiamo visto nella lezione precedente, e non ha possibilità di cliccarci sopra. Oppure si può fare in modo che l'immagine si clicchi aprendo se stessa. Vedremo cosa significa. Cioè, nella pagina c'è una versione piccola dell'immagine, se metto file media si aprirà,
l'immagine ingrandita nelle sue dimensioni reali. E adesso possiamo anche fare in modo che si apra allegato pagina. Io ve lo sconsiglio perché allegato pagina cosa fa? Apre un'altra pagina di WordPress dove c'è un titolino con l'immagine stessa, di nuovo piccola, che bisogna ricliccare. È una cosa, secondo me, un po' inutile, quindi io vi direi lasciate perdere questa voce. Oppure URL personalizzato se volete far aprire l'immagine, come vi dicevo nell'introduzione, per esempio su un'altra pagina del sito, su un PDF, su un sito esterno. Ok, andiamo a vedere cosa succede su File Media. File Media mi andrà ad aprire l'immagine grande del sito. Adesso, cosa voglio fare? Dimensione reale? No, perché se no avrei una dimensione enorme dell'immagine nel mio sito, perché non l'ho ridimensionata io dandole delle dimensioni esatte per il mio sito. Tenete conto che un'immagine che è grande più di 1024 pixel andrà a debordare da qualsiasi monitor a destra e a sinistra, sì, e quindi non va assolutamente bene. Quindi in questo caso potete andare a scegliere miniatura, 150x150 è molto piccolina, viene un bollino, media 300x199 potrebbe andare abbastanza bene. E anche se in questo caso un'immagine con delle scritte risulterebbe troppo piccola, e grande è persino troppo esageratamente grande. A questo punto, però, cosa facciamo noi? Mettiamo quella grande, poi facciamo inserisci nell'articolo e andiamo a vedere cosa succede. Aspettiamo un attimino perché non si carica istantaneamente, ma ci mette un po'. Ok, a questo punto io ho scelto di mettere quella grande, che però è molto più piccola di quella che sono andata a caricare io. Adesso, se vogliamo vedere cosa succede, facciamo proprio la prova, non abbiate paura di fare delle prove che non succede mai niente. Aggiorniamo e andiamo a vedere qua sopra con visualizza articolo cosa è successo nel nostro articolo. Ok, l'immagine deborda, vedete che va fuori, infatti non sta molto bene, vedete che va fuori dallo stage. Perché è troppo grande, però quello che vi volevo far vedere io è che se ci clicco sopra, abbiamo detto, abbiamo scelto che va sul file e non sull'allegato, cosa si apre? Si apre l'immaginona originale, che se la clicco posso zoomarla tantissimo, posso andarla a vedere bene, e posso andare su, insomma, nel caso di un'immagine come questa può anche avere senso una cosa del genere, perché praticamente è un'immagine con delle scritte e quindi mi sta bene che io possa ingrandirla per andare a vedere uno zoom più grande. L'unica cosa che non va bene è che si apra in questo modo perché adesso io se chiudo qui perdo tutto il percorso del sito, per cui adesso andiamo ad aggiustare un po' le cose. Torno indietro, vado su modifica articolo. Da modifica articolo l'immagine grande la vado a modificare cliccando qui su modifica, quindi vado sulla matita di modifica. Quando è selezionata me ne accorgo perché hai i quadratini che la circondano. Vado qui a dire, allora abbiamo visto che se la mettiamo così è troppo piccola, vedete questa anteprima. Se la mettiamo da 300 anche troppo piccola non si legge bene. Se la mettiamo dimensione reale, prima adesso l'ho già rimpicciolita, la mettiamo dimensione reale va a debordare dal mio sito. A questo punto scegliamo dimensioni personalizzate e per esempio facciamo un po' di prove. Io ho visto che provando, visto che se la facciamo di 690 sta perfettamente nel sito. Quindi non vi preoccupate di inserire l'altezza, inserite solo la larghezza, tutto il resto è salvato automaticamente perché siamo andati in modifica, quindi non dobbiamo riscrivere il testo alternativo, lasciamo tutto il resto delle cose così come stanno e andiamo a fare aggiorna. Adesso se salviamo, facciamo aggiorna, andiamo a vedere cosa è successo in anteprima articolo, anzi in visualizza articolo. Aspettate sempre che questa rotellina finisca di girare e andate qui e vediamo cosa è successo. Ora, le dimensioni sono perfette e vediamo al click cosa succede. Al click l'immagine si ingrandisce bene. Prima avete visto che c'era quell'effetto brutto che si andava ad aprire in una finestra separata, invece è
era necessario installare un plugin che permettesse questo effetto Lightbox. Spiegheremo nel corso avanzato come si crea questo effetto, perché precedentemente il tema non era pronto, il mio sito non era pronto per avere questo effetto. Ho installato un plugin, ho risolto il problema, ve lo fate risolvere al vostro webmaster oppure aspettate il corso avanzato per risolvere se si presenta la situazione. È molto bella questa cosa perché l'utente, una volta che ha visto l'immagine ingrandita, può chiuderla o cliccando qui sulla X oppure cliccando già direttamente sull'immagine. Inoltre, quella cosa che avevamo scritto per i sintetizzatori vocali viene anche messa come piccola descrizione qui sotto. Quindi abbiamo inserito un link che dall'immagine permette di ingrandire l'immagine stessa. Attenzione alle dimensioni, avevamo caricato anche un'immagine originale di partenza che era veramente troppo grande. Infatti, se vi ricordate, dovevo scrollare a destra e a sinistra, l'ho ridimensionata, dimensioni adeguate. In questo caso l'immagine originale è 1024, l'immagine piccola l'abbiamo settata adesso a 690 e abbiamo ottenuto un risultato buono. Visto che il video sta diventando troppo lungo, lo accorciamo un po' e nel prossimo video vi spiegherò come andare a inserire un link che dall'immagine porta a un'altra pagina del sito e anche come andare a inserire un link che porta ad un sito esterno. Poi faremo anche il video che vi spiega come inserire, come rimpicciolire le immagini in modo adeguato con un programma a parte. Quindi per questa lezione è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao!